Eh sì, ma quando lo finiamo dovete parlare poi con Felice. Ah, Felice? Dove Felice? Parlare? Perché io do la copia comunque a Felice. Ah, non lo so, Felice. Felice quello con il tamburo e il megafono. Noi siamo nell'otto oggi, stanno a quello là. Eh sì, la Felice sta al Gridas. Poi basta che andate al centro, chiedi Felice. Dove sta qua? Dove siamo partiti da là. Chiedi Felice e lui... Va bene? Grazie assai. Sì, grazie. Questa storia viene un po' da lontano, cioè non tanto vicino. Io e mia moglie cominciamo a fare un doposcuola popolare al campo Harar dal 1967 al 1972. Poi i nostri ragazzi e con le loro famiglie chiaramente vennero a occupare le case in costruzione non ancora ultimate qui a Secondigliano, per cui cercammo un'abitazione qua vicino quando ci siamo sposati nel 72. E trovavamo queste due stanze di questa casa antica, vecchia insomma, più che antica, 1910 mi pare c'è scritto sul pezzo di ferro sotto il cancello, e, per cui arrivavamo da queste parti. La nostra casa appunto constava di due camere, come ancora adesso, di 5,40 m di lato per 5,5 m di altezza, per cui pensavamo appunto di utilizzarla facendo degli ammezzati, sfruttando lo spazio anche in verticale. In genere quasi spreca lo spazio, nel senso che si mettono dei controsoffitti a 1,5 m di distanza dal soffitto reale, per cui è spazio inutilizzabile. Mentre invece facendo un camminamento a mezza altezza si possono raddoppiare lo spazio. All'inizio questa casa non era così, le finestre erano ancora più lunghe di quanto sono adesso, cioè il davanzale era più basso. Le imposte erano fradici, per cui sono sostituite e poi dipinte in bianco e rosso, che è un colore un po' inconsueto. Non c'erano i pavimenti, non c'era, c'era un solaio con le trave di legno nell'altra stanza, con un fondo curvo. Come servizio igienico c'era una tazza di gabinetto su tre scalini, uso trono. Queste erano le cose, per cui appunto abbiamo costruito queste cose, ci siamo fatti costruire un camino, poi l'abbiamo dipinto, appunto, dato che io faccio il pittore, almeno pretendo di essere un pittore, abbiamo dipinto i muri non con tutto quanto il fondo, perché la gente in genere c'ha paura, no? C'ha paura anche di schierarsi, e invece noi no. Allora anche quando uno si pitta la casa, come la pitta? Bianca, tutta bianca, oppure no, fa una parete nera, ah, blu. Che sacci? Allora noi abbiamo sperimentato questa cosa, perché i primi ragazzini che vennero qua sembra un night club. Oppure la gente... Perché il fatto, il concetto di abitazione è la macchina per abitare, come diceva Le Corbusier. Allora io vengo dagli studi di architettura che non ho completato, per cui un poco di, cioè il sospetto insomma, che esiste la possibilità di inventarsi delle cose, di mettere a profitto delle cose. Buona parte di quello che vedete qua è tutta roba riciclata.
il rivestimento del muro attorno al tavolo da pranzo nell'altra stanza, sono le tavole di Douglas che si usavano per ripartire i caschi di banane nelle navi. Le vendeva un negoziante, un rivenditore che stava dove adesso c'è la tangenziale alla Doganella, 60 lire al chilo. Per cui abbiamo comprato queste cocche, era un sacco di fatica. Quello lì che sta là sopra è un pezzo di tela di sacco dipinta che viene dalla scuola, dalla controscuola baracca 128 del Campo Harar. Anche là si fece un controsoffitto con tela di sacco comprata a Resina nel mercato delle pezze vecchie, cucita insieme, coperto tutto quanto e poi dipinto. Per cui abbiamo costruito questa cosa, stavamo vicino alla nostra controscuola, i ragazzi anche ci hanno frequentato in qualche tempo. E poi ecco, mi c'è scoppiata questa bomba del 1967, cioè questo enorme addensamento di case, no? di case tutte uguali, che è un'immagine un po' della società contemporanea, no? L'omologazione contro la possibilità di una inventiva, di una fantasia a servizio di una maggiore vivibilità. Scampia è un nome antico della zona che è stata scelta dagli abitanti come nome del quartiere per evitare che fosse chiamato come è il quartiere 167 di Napoli, perché il numero richiama un poco un concetto carcerario. Difatti poi hanno costruito il carcere di rimpetto, per cui si adatta alla situazione. Scampia è un agglomerato di 60.000 abitanti, le valutazioni cambiano a seconda chi lo dice, ma in genere è stato costruito già con una prevedendo una densità di abitazione superiore alla norma, cioè più di un abitante a vano. La caratteristica di Scampia è quella della negazione dell'efficacia sociale della legge 167. Era una legge urbanistica che serviva a mettere a vantaggio della comunità il plusvalore delle aree.